azienda familiare con oltre 250 anni di tradizione vinicola. Questa nostra tradizione ascende al 1769, quando il doge Alvise IV Mocenigo riconobbe e attestò la qualità dei vini prodotti dal nostro avo Giovanni Collador. Oggi, oltre a mio padre e a mia madre Italia, ci siamo io con mio fratello, le mie due sorelle, e rappresentiamo la nona generazione di questo ramo della famiglia dei Collador. Tra l'altro, molto onorati di portare avanti questa lunga tradizione di viticoltori della Superiore Diocesi. Ci troviamo nel cuore del Valdobbiadene, nel Diocesi, nonché nel cuore del patrimonio dell'umanità. Siamo in località Torre di Crerazzo, nel vigneto di proprietà dell'azienda, ove produce il top di gamma che è il Cru Torri di Crerazzo. Le colline si estendono da est a ovest, quindi hanno un versante esposto a sud, dove i vigneti godono della migliore esposizione solare. L'altitudine varia da 100 a 500 metri, garantisce l'escursione termica, facendo sì che si sviluppino gli aromi. La nostra azienda punta da sempre su una vinificazione attenta e monitorata, che è alla base di un buon spumante. Nel corso del tempo, infatti, abbiamo inserito una tecnologia che ci consente di estrapolare al massimo le proprietà dalle uve stesse ed esaltarne le sue caratteristiche organolettiche, donando una maggiore freschezza ai mosti, al contempo anche una riduzione dei solfiti nei vini. La spumantizzazione, ovvero la rifermentazione in autoclave, è dunque la parte saliente di tutto il processo. È il momento nel quale si decide la durata degli affinamenti dei nostri sciarmati in autoclave, che possono arrivare anche fino a 6 mesi per quanto riguarda i superiori di OCG. Il vino deve emozionare, questa è la nostra filosofia aziendale. Permettere a chi lo beve di poter percepire che dietro ogni sorso di vino c'è la passione di una famiglia per la propria terra. Qui alla Collador seguiamo in azienda tutte le fasi per l'ottenimento dei nostri spumanti, dalla raccolta delle uve esclusivamente a mano per quanto riguarda i nostri Collegiano Valdobbiadene di OCG, alla criomacerazione delle stesse, alla prima fermentazione in serbatoio d'acciaio con decoratura controllata, alla rifermentazione in autoclave, al successivo imbottigliamento e commercializzazione. Interessante aspetto al quale teniamo molto è il fatto che siamo vegan friendly, in quanto ci serve la possibilità nell'elaborazione del vino di ottenere qualche prodotto di derivazione animale che noi abbiamo deciso di non utilizzare, dei vari sostituti nelle nostre operazioni proprio per sostenere questo aspetto.